a mano ti accorgi che il vento ti soffia sul viso e ti ruba un sorriso, la bella stagione che sta per finire ti soffia sul cuore e ti ruba l'amore a mano a mano. Eccoci tornati per un nuovo appuntamento di Ti racconto una foto alla radio. Insieme a me ovviamente Carlo Covati, ormai siamo la coppia d'assalto di Augustorie. Sì, buongiorno a tutti, sì, a questo punto siamo una coppia di fatto, sì, di Augustorie. Assolutamente, Augustorie che lo ricordiamo da giovedì scorso 7 novembre è di nuovo in edicola con il numero 4, 30 anni di storie senesi in bianco e nero. Abbiamo detto tante emozioni perché si rivivono gli anni 70, 80, 90 per quanto riguarda il Palio, ma non solo, perché poi c'è stato spazio per la Menzana. Nel prossimo numero, 21 di novembre, giovedì 21 di novembre, ci sarà spazio invece per la politica. In questo numero 4 si parla di comunicazione, si è visto anche grazie all'intervento settimana scorsa che è stato molto bello di Cristiana Mastacchi come è cambiata anche la comunicazione. Però mi viene da chiederti, io sfoglio sempre con piacere, no, Augustorie, a volte soffermandomi, ahimè, anche troppo poco sulle didascalie invece che accompagnano le foto, perché siamo veramente rapiti da queste immagini bellissime che risvegliano anche un po' di malinconia, quella positiva in noi, in ognuno di noi. Un compito difficile, perché Augusto ha veramente un numero incredibile di scatti fatti negli anni, e mi chiedo, tu che sei insomma quello che ha dovuto fare un po', no, un censimento di queste foto, è stata dura. Sì, è stata molto dura. E perché? Perché Augusto secondo me era già precursore di quello che era la stampa in digitale, cioè lui si metteva lì ta, 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 e faceva tutte le foto. E poi quello che veniva magari quella sfocata, quella scura, quella è meglio, quella è peggio, però sono tantissime, il problema è che sono tantissime, ti devi mettere lì e guardarle una per una, magari per riprenderne, ne guardi 100 per riprenderne una. Ma la cosa più divertente di tutte che ho avuto comunque dall'esperienza di aver scelto queste foto è stata sicuramente di come sono cambiate le persone negli anni, ma come sono cambiate la moda, come è cambiata anche fisicamente la gente a Siena, ma penso, immagino, in tutta Italia, nel mondo, perché cioè, se io certe volte vedo dei barbareschi con dei pantaloni bianchi completamente attillati a zampa d'elefante, vita alta e una t-shirt bianca, sfido chiunque oggi a 40 anni a presentarsi in piazza in questo modo. Anche a poterselo permettere, dicevamo, no? Tra l'altro alla pagina 43 c'è questa foto di Cesare Manganelli che viene un po', diciamo così, buttato nel parapiglia con questo completo bellissimo in total white. E, insomma, un'eleganza straordinaria, un'eleganza a cui prima si teneva molto per andare in piazza. Sì, decisamente nelle foto di Augusto, prima dell'assegnazione dei cavalli durante la tratta, si vede veramente persone vestite veramente bene, perché comunque erano giorni di festa e la gente, si sa, insomma, tanti anni si mette il vestito buono. Sì, sì. Com'era detto, la mamma mi veste di celeste, buon Natale, buone feste, no? Ecco, era un po' questa qui. E effettivamente è questo. E in questa foto qui è decisamente un look da Tony Manero, insomma, più da serata, la febbre del sabato sera, più che da magari per una prova di mattina dove viene coinvolto in un alter ego tra Chiocciola e Tartuca. Però ecco, la cosa che ho sempre cercato tra gli scatti di Augusto è vedere appunto le persone normali, le persone non tra virgolette i VIP di allora, ma riconoscere nelle persone che vivevano Siena a quei tempi, negli anni 70, negli anni 80, anche negli anni 90. Certamente nelle foto di Augusto gli anni 90 sono più precisi sul Palio, perché ha quella aveva quell'idea lì, però invece negli anni 70 le vedi in tutto, e anche ad esempio nel prossimo numero su quello della politica vedi effettivamente la gente che è cambiata anche nell'atteggiamento nei confronti della politica, e questo è sempre stato per me
di dimostrare attraverso le foto di Augusto come siamo cambiati, bene, cioè cambiati meglio, cambiati in peggio, non lo so, però come siamo cambiati. Non ci interessa, no? Il meglio o peggio non sta a noi dirlo, quel che è certo è che c'è stato sicuramente un cambiamento in tanti aspetti. E noto però, sfogliando queste pagine, ora a parte qua che c'è una sequenza dedicata alle forze dell'ordine dove ci sono delle immagini invece che ritraggono insomma delle donne, però proprio quando parliamo ad esempio di Palio, poche foto di donne. Ma effettivamente, io te lo scrive anche in un articolo Alfredo Mandarini sul primo numero, il coinvolgimento specialmente negli anni 70 delle donne era molto marginale, giusto o sbagliato non sta a me decidere, figuriamoci, assolutamente, però si vede anche in questo, perché non è che Augusto non le avesse non volesse fotografarle, no, però è che effettivamente non erano molte, anche se io lo vedo anche lui, ad esempio, queste milioni di foto nell'istice, in Camollia, e non è semplice trovare le donne, ecco, è molto difficile, non sembrano proprio comunque essere state così presenti, erano magari sì presenti, ma magari non una partecipazione diversa. Sì, probabilmente sì, senza mancare di rispetto a nessuno, questo decisamente. Vabbè, questo ci fa piacere però che sia cambiato, perché invece oggi in piazza di donne ne vediamo e ne vediamo veramente tante. Allora, abbiamo detto numero 4 di Augustorie, 30 anni di vita senese in bianco e nero negli scatti bellissimi di Augusto Mattioli, lo trovate in edicola, da giovedì 7 di novembre è uscito questo quarto numero, uscita ogni due settimane, quindi giovedì prossimo 21 di novembre ci sarà il 5 dedicato come sempre al Palio, a Siena e uno speciale, mettiamola così, sulla politica. Importante dire che se qualcuno si è perso qualche numero non c'è nessun problema, richiedetelo tranquillamente in edicola, nell'arco di un paio di giorni ve lo fanno avere, altrimenti lo potete trovare in libreria, che comunque hanno una piccola scorta dei numeri fin qui usciti. E a Natale aspettatevi una sorpresa. Non anticipiamo nulla, è troppo presto ancora, non anticipiamo nulla, ci stanno lavorando, work in progress per il Natale. Ringrazio Edizioni Il Leccio, ringrazio ovviamente Carlo Covati per essere stato anche per questa puntata al mio fianco, e ci sentiamo quindi giovedì prossimo con Ti racconto una foto alla radio. Ciao ciao! A mano, ti accorgi che il vento ti soffia sul viso e ti ruba un sorriso. La bella stagione che sta per finire ti soffia sul cuore e ti ruba l'amore a mano.